E rieccoci qui, tornati per il secondo episodio della carriera. Dopo che il primo lo avete supportato in modo incredibile, siamo finiti anche in tendenza a un certo punto. Quindi non posso che ringraziarvi di cuore per il massimo supporto che state dando a questa serie. Primo episodio in cui abbiamo messo qualche mattonella. Abbiamo cominciato a costruire il nostro progetto con il Brondby. Come? Dal mercato, perché sono arrivati dei giocatori importanti. In ordine di ruolo, Mirante in porta, il nostro goalkeeper titolare. Un centrocampista che in realtà è un ritorno, la Sevigen, e poi un esterno, Aver Mabil. E questo forse è stato finora il nostro acquisto più importante sotto un profilo di potere, tra virgolette, perché arriva da una squadra rivale, il Midtjylland, squadra che abbiamo battuto nello scorso campionato, o meglio che il Brondby ha battuto nello scorso campionato 2021, aggiudicandosi lo scudetto dopo 16 anni. Acquisto, quello di Mabil, non soltanto simbolico, ma anche e soprattutto pratico, perché si è inserito subito nel 4-2-3-1 del nuovo Brondby di Marconi, messo all'opera, messo in campo nel torneo precampionato, l'European International Cup, competizione alla quale abbiamo partecipato, iniziando con qualche difficoltà, perché effettivamente abbiamo dovuto sistemare per le prime partite soprattutto l'assetto difensivo, perché abbiamo preso tanti gol, qualcosina non funzionava, davanti tante occasioni create ma poche concretizzate. Poi è cambiato tutto, 3 clean sheet di fila fino alla finale, vinta 1-0 grazie al gol di Morten Frendrup. Questo è stato il primo episodio, ma non solo questo, perché ci sono altre sfumature, obiettivi che proveremo a realizzare in questo episodio, infortuni di cui parleremo in questo episodio e soprattutto campionato e coppe europee che partiranno in questo episodio. Quindi direi di mettervi comodi, sigla e cominciamo. ...5.788 giorni dopo, il Brondby è sul tetto di Danimarca! Ed eccoci qui, il giorno dopo la partita contro il Fortuna Sittard, vinta grazie al gol di Morten Frendrup, con uno sguardo al campionato, senza dubbio, perché insomma c'è l'Aarhus, prima giornata, poi ci sarà il Viborg, altre squadre per tutto agosto, tra cui derby col Copenaghen e primo big match stagionale contro il Midtjylland. Tanta, tanta roba. Però si riparte da un infortunio, quello di Anis Slimane, che è maturato proprio durante la finale contro il Fortuna Sittard, e quindi un trequartista, già prima volevamo prenderlo, il sogno era Eriksen, ma presumo che resterà tale, e quindi Riccardi a parte, perché lì si parla di un giovane che può arrivare in prestito. Ho avuto, anzi abbiamo, grazie a voi che nei commenti mi avete consigliato un sacco di giocatori, avuto, stavo dicendo, tante idee e adesso ve le illustro. Reputo molto importante aggiornarvi su una cosa che francamente non ho gradito moltissimo quando l'ho scoperta, e poi andiamo sul mercato, ed è questa. Cioè, non avremo nessun preliminare di Champions, che nella realtà il Brondby ha giocato contro il Salisburgo, ma siamo direttamente qualificati alla fase a gironi d'Europa League, che tra l'altro è identico il nostro girone a quello reale del Brondby. Infatti si parte contro lo Sparta Praga, anche se in trasferta e non in casa. Ricorderete il 16 settembre la mia prima telecronaca da Zon, Brondby-Sparta Praga, questa sarà invece Sparta Praga-Brondby. Poi Lione e Rangers nel girone. Perché questa cosa? Secondo me semplicemente perché FIFA ha registrato il Brondby nelle coppe europee, quando ha fatto uscire il titolo appunto di FIFA stesso, direttamente nei gironi, perché non è la Serie A ma è la Superligaen. Ma penso sempre io, e correggetemi se sbaglio, vincendo eventualmente il campionato comunque giocheremo il playoff di Champions e non l'Europa League, perché altrimenti è un po' triste. Ma fatemi sapere la vostra. Ora però, signori, andiamo immediatamente su Hub Mercato, perché questi sono i giocatori che ho aggiunto rispetto ai precedenti. E quindi c'è Skjelderup del Nordjylland, pronuncia che credo sia giusta perché l'ho anche commentato e il buon Rudi Zlatan mi ha dato sue feed su questo. Lui è un COC di base, che può fare anche dalla sinistra e l'attaccante, però nasce come COC, 17 anni, molto giovane, insomma possiamo farlo crescere noi. Poi c'è Waid Fagir, che è un altro giocatore che ho commentato, solo che l'anno scorso era al Vejle, in Danimarca, adesso è allo Stoccarda,
E quindi penso e ho paura che in questo caso lui, essendo appena arrivato, sia un po' più un problema. Però noi nel dubbio lo stiamo già seguendo e ora capiremo a breve. Altro trequartista invece, Yanis Agi, giocatore dei Rangers che cresce in Belgio al Genk. Lui è molto interessante. Lui è molto interessante, anche più esperto, più formato rispetto, per esempio, a Skjelderup. Vediamo, perché non è così irrealistico che il Brøndby possa puntare su di lui. Tra l'altro, al momento è il nostro avversario nel girone di Europa League. Per finire, i giocatori che ho aggiunto sono Bungard e Christiansen, due danesi e due terzini sinistri, soprattutto, perché in questo momento in quella posizione abbiamo soltanto Mensah o Riveros. Ovvio che mancano i centrali, e vi spiegavo quanto sia importante per noi acquistare un difensore centrale veloce. E infatti per il momento ho dato all'osservatore l'istruzione di cercare un difensore centrale, non è importante l'età, che sia veloce però. E quindi vediamo un po' chi ci trova. Intanto direi di avanzare col calendario perché mi avete cazziato tantissimo nello scorso episodio dicendomi: "Oh, non aspetti mai che finiscano di seguire i giocatori, aspetta prima di fare le offerte". Aspettiamo, aspettiamo, anche se ovviamente lo vedete, c'è il calendario, c'è l'Arus. C'è l'esordio in Superliga che si avvicina e noi siamo carichissimi. Quindi, visto che abbiamo raggiunto il giorno della partita e il Midtjylland ha già giocato e vinto, quindi ha già fatto capire un po' che fa sul serio in questo campionato, io voglio fare due cose. La prima è mostrarvi con che impostazioni, visto che poi me lo chiedete sempre e me lo chiederete sempre a prescindere, ma con che impostazioni giocheremo in questa carriera. Dunque, la difficoltà è estrema, come tutti gli anni, però come tutti gli anni da 2-3 FIFA a questa parte, purtroppo ci sono delle slide da sistemare perché il gioco, lo sapete, ha i suoi bug e i suoi irrealismi vari. Quindi io cerco sempre qualche slide su YouTube che renda il tutto più difficile, cioè non più semplice, ma più realistico. E in questo caso, quest'anno la situazione è questa. Guardatele attentamente, mettete in pausa il video, ma soprattutto in descrizione vi lascio il video del ragazzo a cui mi sono ispirato. Lui non le ha fatte identiche, cioè io sono partito dalle sue, ho fatto qualche tentativo e poi io le ho sistemate un po' per il mio stile, quindi per esempio ho velocizzato un po' rispetto alle sue determinate slide, però la certezza di quest'anno è che dovete mettere, se volete modificarle naturalmente poi de gustibus, la stessa modifica tra utente e CPU. Cioè non determinate cose per la CPU e determinate cose per l'utente. Questa è la novità principale. Però vi ripeto, per rendere il tutto più realistico, ma pur sempre di livello, e anzi a volte anche più difficile, rispetto al classico, modo che ha FIFA di impostare tutto, vi consiglio di modificarle. Detto questo, partiamo, ma non dimentichiamoci da dove partiamo. Ci sono tutti, stanno entrando in questo momento per il giro di campo. Guida Anthony Jung, poi Sliman, Lindstrom, Bruce, Frendrup con la sua maglia 19. Telefonini, perché non c'erano nel 2005, l'ultima volta che il Brøndby alzò al cielo il trofeo danese più prestigioso a livello nazionale. Ci sono oggi nel 2021, quando il Brøndby tornerà ad alzare la coppa con il pubblico che si fa sentire. No, ma adesso sono di più. Sono aumentati. Secondo me qualcuno decide di entrare, Federico, perché guarda, è piena la tribuna, tutte le tribune sono piene, è un muro giallo ed è bellissimo. È finito il tempo di giocare, non siamo più nel precampionato. Quel che dovevamo sistemare l'abbiamo già sistemato. Qualcosa ancora no, ma conta poco. Adesso conta il campo. Benvenuti a Ceres Park e Aarhus contro Brøndby. È il primo giorno di scuola per i danesi di Federico Marconi, campioni in carica, ma che giocano la loro prima partita ufficiale in questa nuova stagione in casa della Mazzagrandi degli ultimi anni. Perché l'Aarhus l'anno scorso, e non solo, ha fermato tante delle big, tra cui il Brøndby ad un certo punto, facendo sembrare a tutti che lì potessero finire i sogni di gloria della squadra di Nils Fredriksen, che poi in realtà si è ripresa, è riuscita a recuperare quei punti sulla rivale e ad alzare la coppa in quel 24 maggio. Così in campo l'Aarhus, da tenere sicuramente sotto osservazione il capitano in maglia 9, Patrick Mortensen, che l'anno scorso ha dato tanto filo da torcere a Ure, che poi ha vinto la classifica marcatori, ma Mortensen è uno che segna tantissimo, mentre Hansen è l'ex portiere della Midtjylland, l'anno scorso ha affrontato tante volte sfide importanti contro il Brøndby, che ha già una piccola emergenza, se vogliamo, in campo, perché manca Slimane e starà fuori per i prossimi 3 mesi. Infatti sul mercato il Brøndby di Marconi deve sicuramente intervenire,
Poi la novità principale rispetto alle primissime uscite del precampionato è senza dubbio Shembe, che scende in campo al posto di Rosted, e questo per il momento sarà l'11 titolare di una squadra che adesso si riunisce per la concentrazione prepartita. E signori, inizia adesso la vera stagione delle Brøndby. Non sarà semplice come il precampionato, avremo un'insidia dopo l'altra, ci arrabbieremo, godremo, ci divertiremo e allora è tutto pronto. Sul pallone c'è Mortensen e si comincia. Tocco verticale a trovare Torsteinsson, vuole coprire su quella zona Shembe. Cross che arriva lo stesso, pericoloso per il colpo di testa di Mortensen e la risposta di Antonio Mirante, primo squillo dell'Arus. Larghissimo a destra Edlund, lancio preciso e controllo anche da parte dello svedese che vuole Ure, controllo ottimo, riparte Edlund, posizione regolare, occhio a Simon, in area, Edlund! Con il destro batte subito Hansen al primo tiro in porta, fa 1-0 lo svedese e poi va ad esultare sotto il settore ospiti, partenza ottima da parte dei gialloblu. Sull'asse Ure Edlund, che raramente fa gol al primo tentativo, ma stavolta è stato così, sono molto contento. Palla sui piedi di Mabil, movimento di Ure, servito sui piedi, parte dentro Greve, si apre anche Edlund, visto, servito, la palla passa, il petto c'è, dentro Ure, cross per Mikael, anticipato Brandhoff, occhio al lancio alle spalle di Mensah, e infatti c'è Bundu in area di rigore, Mirante la tocca e Mortensen si accontenta del calcio d'angolo numero 2 dell'Arus, brivido. E poi tocco verticale su Anderson, che arriva sul pallone dentro Mortensen. Tanto campo per l'otto, cross, Mortensen, controlla e gira, Mirante! Ha trovato tra le linee Poulsen. Poi l'apertura, si è fatto male Mensah e quindi Bundu ne approfitta. Corre con il 14 che lo insegue. Poi si ferma, cross, Maxo da capitano. Adesso però dobbiamo vedere come sta Mensah. Si ricomincia con il primo cambio forzato del campionato, perché Shembe deve andare largo a sinistra, entra Rosted, Mensah non ce la fa. Questo rischia di essere un problema, per il discorso che facevamo prima sui centrali lenti. Non servito, si apre lo spazio centrale, Ure, anzi Edlund se ne accorge, fino in fondo, sempre Edlund, vicino Ure, palla che non arriva, poi Bruce dietro il pallone e cal sulla linea. Cerca spazio, lascia Grønbæk, quindi Poulsen, tocco dentro che arriva Mortensen, si gira su Rosted e pareggia. Grandissimo gol di Patrick Mortensen, ma vi avevo avvertito sul 9. Ure, riparte Mabil, parte anche Greve. Ure sterza, poi palla che diventa buona per Radosevic. Vola Hansen. D'Alberto attende Rosted. D'Alberto tiene il pallone e crossa, facile Frendrup. E poi Mirante, malissimo cal, Arus in vantaggio. Ma come fai a rinviare così un pallone, Antonio? Come fai? Pallone crossa, primo palo, Bundu, lascia lì e 3-1 di Torsteinsson, sprofondo del Brøndby che in difesa non c'è più. E l'Arus vola nel giro di 10 minuti e finisce qui. L'Arus vince contro il Brøndby che perde all'esordio. Non è cominciato bene questo campionato. Forse è meglio, perché vi avvertivo che sarebbe stata una stagione difficile, è meglio guardare subito in faccia la realtà, poter migliorare, poter curare i difetti che abbiamo, che oggi sono stati evidenziati da un solo problema, l'infortunio a Mensah, che ci ha costretto a portare il centrale veloce che avevamo terzino sinistro e mettere un centrale lento. Nel frattempo Mensah sta fuori 3 mesi. 3 mesi Mensah, come Slimane. E questo è un problema però, perché se ogni partita perdiamo un giocatore importante, tra l'altro, e sta fuori 3 mesi, è un problema serio. Intanto andrei da Riccardi, perché la Roma è disposta a cederlo in prestito. Noi possiamo anche acquistarlo in realtà, però magari, ecco, la butto su un prestito con diritto di riscatto. Il valore del giocatore è di 950.000 euro. Io offro quelli, provo a offrire quelli e vediamo. Ok, vogliono il 2% in caso di rivendita. Sì, perché tanto non penso che lo rivenderemo, il 2% è molto basso e quindi dai, è così. Visto che ci serve un terzino, forse Bungard è quello un pochino più fattibile, perché Christiansen vale 1 milione, che non è poco, anche se sono soldi che noi in questo momento abbiamo, però non è poco, dobbiamo anche prendere il trequartista ancora. Bungard vale questo, visto che Mensah rientrerà, abbiamo anche Riveros, partirei proprio da qui. Offerta per il cartellino, assolutamente, perché abbiamo fatto già uno scambio Mabil Pavlovic e ci manca una punta, per esempio, anche se ero d'accordo io a far andare via Pavlovic. 700.000, soddisfatti,
Perfetto. E a questo punto trattiamo con il terzino sinistro Oliver Bungard. Parliamo di soldi, loro ci danno delle indicazioni, a me piace, quando arrivano delle indicazioni mi fomento, lo sapete. Ah, lui si ridurrebbe lo stipendio per arrivare dal Randers al Brøndby, fantastico, non te lo alzerò di certo io. Ti alzo questo, visto che ti ho tolto il bonus, a 15.000. Avanza offerta. Accettano, anche se non era il massimo, non era proprio quello che desideravano, accettano lo stesso. A noi questo interessa? No, no, fermi, non accettano manco per niente. Vogliono 1.600, va bene per noi, anche perché insomma prende 1.500 di là e quindi è abbastanza fattibile. Preso il terzino, il nostro prossimo obiettivo è il trequartista. E quindi potenzialmente Skjelderup, però dobbiamo attendere, lo vedete. Perché non abbiamo ancora troppe informazioni, quindi attendiamo. Resoconto che arriva adesso, quello per Skjelderup, però abbiamo anche un problema, perché Riccardi ha rifiutato di trasferirsi in prestito da noi. Non mi sembra proprio il massimo, ecco. Ci sta, normale. A Roma, perché devi andare in Danimarca a giocare. Beh, è un ragionamento che è anche abbastanza realistico, purtroppo, nel nostro caso. Comunque avrebbe giocato tra centrocampo e attacco, numericamente ci siamo anche, giocatore che a me piace, ma che non è imprescindibile. E quindi andiamo sul mercato e pensiamo al futuro. Il futuro si chiama Andreas Skjelderup. Dunque, direi offerta per il cartellino, anche se qui ragazzi bisogna offrire, Bisogna offrire tanto, perché non so se avete letto, ma ci suggeriscono 3 milioni. Io andrei su 2. Allora, analizziamo le altre opzioni. 1.100 più Bjur e non Blur, attenzione. Allora, se parte Bjur, noi in quella posizione, cioè di terzino sinistro, abbiamo Riveros, abbiamo il giocatore che abbiamo appena preso e quando rientra anche Mensah. Quindi può andare bene, a noi va benissimo. A questo punto trattiamo con il calciatore che arriva adesso alla corte di Federico Marconi. Adesso, allora, controfferta, rimuovi bonus, modifica stipendio. Allora, avendo rimosso il bonus, io ti do 100 euro in più. Fa molto ridere, 100 euro in più di quello che tu prendi al Nordjylland. E qui il bonus te lo porto a 4.000. Accettano? Sì, accettano. E quindi Andreas Skjelderup passa dal Nordjylland al Brøndby. Lì prendeva una caramella come stipendio, qui almeno se mangia una carbonara. Tra l'altro, colpo che piace tantissimo anche alla dirigenza. Come leggete, siamo davvero entusiasti dei progressi compiuti dal nostro settore giovanile. È riuscito a centrare l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Ingaggia un futuro campione. Numero di maglia di Skjelderup. Allora, vi chiedo anche un consiglio. Io opterei, visto che molti mi hanno detto prendilo, è il nuovo 10 del Brøndby perché farà cose spettacolari, tutto bellissimo, ha 17 anni, è appena arrivato. Io, da allenatore maturo, suggerirei numero 29, così, tranquillo, lui non parte come titolare alla tre quarti, parte greve titolare, però lui c'è, alla lunga può rubare il posto, può farci vedere qualcosa, e poi magari seconda stagione maglia 10. Che ne dite? Facciamo così o gli diamo subito la 10? Facciamo così, perché il video lo sto registrando. E poi eventualmente gli cambiamo numero se siete tutti in disaccordo con me. Però fatemi sapere. Ed eccoci qui, nella nostra casa, nel nostro fortino, speriamo, in uno stadio giallo-blu modificato da noi, il Brøndby Stadion, per la seconda giornata della Superligaen 21-22, la nostra prima partita davanti al nostro pubblico. Dobbiamo far bene. Fatemi sapere intanto anche un punto di vista sullo stadio, che ho fatto tutto a sfumature tra virgolette gialle e blu con le porte gialle, cioè tutto molto realistico per il vero Brøndby Stadion, ma essendo una carriera personalizzabile, quella di quest'anno, ovviamente c'è anche il vostro punto di vista, una carriera che facciamo tutti insieme, quindi fatemi sapere voi anche. Gronin, tocco dentro, possibilità per Limans, integra il Cembe, Limans insiste, si gira, sempre Limans sul fondo. Vediamo se va Michael, guarda ancora Mabil. Tocco di ritorno forzato, infatti Putros legge e chiude, palla verso Frendrup che colpisce Mabil, anche quindi greve, limite, sterzata, Ure in area, destro, largo anche il suo, che parte, dentro sempre Ure, Mabil, tanto spazio, lo sfrutta allora. Poi il cross verso Edlund che manca il pallone. Gronin, gioca molto bene il Viborg. Occhio a Grott, si sono aperti i centrali, corre Grott, contro Mirante, fa 1-0. Clamoroso errore di Cembe e Maxo che si sono completamente aperti, Grott ha messo la quinta e poi ha calciato fortissimo. 0-1 al Brøndby Stadion, avanti una neopromossa. Wigan,
un po' di campo per uno degli eroi dello scudetto dell'anno scorso. Edlund ha visto Ure, la palla verticale è troppi errori. Vediamo se parte Ure, di ritorno Edlund, bello 1-2, finalmente al 59esimo, corre Edlund, guarda il centro, vuole Mabil, ma che palla ha dato Edlund, che pallaccia! Per carità, mi viene da ridere perché poi è realistico che ci siano questi errori, ma li facciamo solo noi. Tocco dentro che filtra, Grotta, altra apertura, si apre il Brondby, occhio a Beck, sterza dentro il pallone, Mirante, straordinario, straordinario Mirante, la palla rimane lì, Mirante ancora! Grotta sbaglia il tocco, vediamo se ne approfittiamo con Wigan che può ripartire. Va Edlund, Wigan lo vuole mandare, eccolo qui il pallone per Simon, che è un velocista. C'è Skjelderup dietro e Mabil della parte opposta, brutta palla di Edlund che arriva lo stesso, brutto controllo di Skjelderup che non arriva più. Ma c'è Wigan, buon momento del Brondby. Edlund cerca il cross, secondo palo, Mabil! Straordinario Lund! Skjelderup va, trova Uri, ha visto Edlund, posizione dubbia, occhio a Edlund in area. Cerca un'idea, cross, Skjelderup! Andreas Skjelderup all'esordio con il Brøndby, fa 1-1 e riporta i campioni di Danimarca sul livello del mare a 13 dal 90esimo. Avvia l'azione e la conclude, gran palla di Edlund questa, e volé del 29, 1-1! Va a prendere Ure, palla che filtra e verticale, dove va Riveros? Beck in area, sempre Beck, torna Riveros, insiste, poi da dietro il pallone, 2-1 di Limans. 2-1 di Limans. Dobbiamo mandare giù merda in questo avvio di campionato. Ma Riveros non so che cosa abbia fatto. Con Edlund che parte, Mabil anche, Skjelderup. Può andare lui, in velocità con Ure dentro. Palla verso Ure, non è male, in area Ure! 2-2, eccolo qui il bomber della Superligaen 2021, si iscrive a questo campionato col gol del pari e adesso esultiamo moderatamente, e finisce qui la partita 2-2 per un Brøndby che non vince la prima in casa davanti al suo pubblico, ma che mostra carattere davanti a tutti i difetti che abbiamo già visto ed elencato. Sappiamo e sapevamo le difficoltà. Mi piace che ci sia stato carattere e che sia stata evitata la sconfitta in una partita in cui siamo andati sotto due volte, l'ultima 10 dalla fine. Abbiamo reagito con un giovane che zitto zitto entra dalla panchina e in un tempo fa gol e assist, decisivo, semplicemente decisivo. Però me l'avevate detto e quindi mi sono fidato e è stato giusto così. La Sevigen ci chiede di giocare e io, sapete che vi dico? Che ci penserò, ma ci ho già pensato. Radosevic sta faticando, Wigan è titolare. Comunque questi sono loro, con gli occhi puntati su Allan Sousa, il numero 10, gran mancino, quindi occhio, facciamo molta attenzione. A proposito di esterni, lui potrebbe essere un giocatore interessante su cui puntare. Questi invece siamo noi, Skjelderup dal primo minuto, oltre a Wigan, ma soprattutto oltre a Bungard, perché non ha convinto Riveros per niente. E quindi provocazione dentro Bungard, speriamo faccia meglio di Riveros, altro che provocazione, perché aspettare Mensah per 3 mesi non è proprio un piano che mi fa impazzire. Mirante alternato, buone e cattive prestazioni, malissimo contro Larus sul gol del 2-1, benissimo però contro il Viborg, perché ha parato l'impossibile. Ure si è sbloccato e allora si parte con la terza giornata, la giornata prima del derby, un derby a cui vogliamo arrivare messi bene, almeno avendo già vinto. Ha toccato per Djordjevic, poi Shade, Djordjevic riesce ad aprire, deve intervenire Cembe, Molgaard al cross che non è male, occhio a Sousa, Mirante in rovesciata, Sousa, ve ne parlavo bene e ora capite perché. Diretto marcatore e poi Ure, Skjelderup, sale anche Frendrup, se ne accorge Skjelderup che si accorge anche di Mabil, lo serve in area Mabil, rientra sul destro, a giro, vola Brunst e palla allontanata e tanto campo per l'australiano che va dentro l'area, Mabil fino in fondo, sinistro Brunst, ha preso anche questa. Siamo al tramonto del primo tempo, Edlund al cross, primo palo, Adnan chiude, poi Bruce prova ad alimentare. Vediamo se è rientrato dal fuorigioco, sì Edlund, quindi Mabil, calcia ancora in porta, Hanson, la palla resta lì, Skjelderup, poi Ure, da attaccante, al tramonto del primo tempo, fa 1-0 per il Brøndby, poi sbaglia tutto Brunst, occhio a Wigan, con il tocco sotto, un gol
straordinario di Lasse Wigan sull'assist del loro portiere, ma succede, perché è successo anche a noi. 2-0, aveva segnato l'ultimo gol il 24 maggio ed era quello dell'1-0 nel match scudetto. Oggi forse ci lascia un po' più sereni con una perla e poi palla verticale per Mabil che sta partendo. Esatto, là lo rincorre Mabil, però il motorino vede dalla parte opposta Edlund, aspetta il momento giusto che non arriva, arriva adesso per Ure che fa 3-0 e fa 3 gol in 3 partite. Si è preso una vacanza all'esordio ma si è già rifatto alla grandissima. Vicino Radosevic che si gira, bravissimo Esatolai a coprire, raccoglie Maxo, dentro c'è Ure con un... è a terra Ure? Senza contatto, no eh? Si rialza Michele, non facciamo scherzi che c'è il derby domenica. Anson, altra palla interna, Schupp cerca l'assist, defilatissimo Sousa che arriva sul pallone lo stesso, cross e gol dell'1-3. E intanto esce corricchiando Michele Ure, entra Divkovic. Speriamo si riprenda, speriamo siano quei 5 giorni di inizio torneo precampionato e non i 3 mesi di Slimane e Mensah. 91-30, la tiene Mirante con molta calma perché siamo a più 2 al secondo di recupero. Fischia 3 volte l'arbitro, eccola qui, alla terza giornata di campionato, la prima vittoria del Brondi in questa stagione. È stata una vittoria non clamorosa come sembra dal risultato, perché in realtà abbiamo sofferto nel primo tempo anche se abbiamo creato di più. Vantaggio meritato, raddoppio meritato, 3-0 un po' eccessivo, infatti poi è arrivato il gol del Baile, è arrivato soprattutto un colpo subito da Ure e qui dobbiamo arrivare ragazzi, andiamo a vedere cosa è successo, speriamo nulla. No, non ci credo, ma cos'è, è un bug? Ma perché? Ma che vuol dire 3 mesi? Io non ci credo, non ci voglio credere. Cioè il terzo infortunio di fila che ci toglie un giocatore per 3 mesi, dopo Slimane e Mensah. Cioè giocatori importanti ragazzi, c'è l'Europa League. Ma che sfiga, ma non so che dirvi. Bravo Vigan, intanto continua così, ma non so che dirvi. Non so veramente che cosa dirvi. Non sono neanche nel mood per giocarci la partita col Copenaghen, che vediamo se è confermato che sia la prossima, che magari ho l'Alzheimer, no è la prossima. Però ragazzi, abbiamo ancora un mese di mercato, per carità, però non è che ogni volta possiamo acquistare giocatori perché ci se ne rompe uno a partita. E comunque adesso, come dico io, sono uccelli senza zucchero, perché ci si è fatto male l'attaccante. Che facciamo? Chi prendiamo? Ho bisogno di voi. Ho decisamente bisogno di voi. E ci vediamo molto presto col derby e con altre emozioni, ma soprattutto, per forza di cose, con altri acquisti.